Alessandro Potenza, tre punti che hanno un sapore particolare perché conseguiti a salvezza già acquisita, ma contro una rivale storica, almeno per quello che il pubblico rossoazzurro ha eletto negli ultimi anni, dopo la sfida col Palermo, quella con la Roma. Ma sicuramente lo sapevamo e ce l'abbiamo messa tutta, alla fine penso il risultato sia meritato. Tu più volte hai posto l'accento sull'aspetto dell'equilibrio di squadra. Mi pare che sia a Brescia che oggi si sono viste delle coppie di esterni, il lavoro dei centrocampisti fatto con i tempi giusti e soprattutto la partecipazione corale della squadra con gli attaccanti che venivano a ripiegare, a dare manforte a voi difensori. È così che si possono conquistare i grandi traguardi. Ma quella è la qualità del Catania, voglio dire. Sapevamo che per le nostre qualità ci abbiamo bisogno di tutti e 11 gli elementi, al momento in cui ci si mette il cuore veramente potevamo fare un'annata strepitosa. Sicuramente oggi questa vittoria riesce a far essere una stagione difficile e importante. Sull'1-0 per la Roma era facile anche poter immaginare un calo mentale conseguito l'obiettivo, invece secondo tempo da grandissima squadra l'avete messi sotto, non solo il pareggio, poi alla fine anche il gol vittorio. Ma al di là di quello dell'aspetto mentale, io penso che il dato fondamentale è che c'erano almeno 2-3 gol di differenza, quindi tra noi e loro oggi. Quindi la vittoria è meritata, è normale che quando c'è un tipo di partita come questa c'è poco da parlare. Abbiamo meritato, punto. A proposito appunto di parole, abbiamo visto a fine gara qualche scaramuccia, qualche atteggiamento un po' righe dei giocatori della Roma, cosa volevano sostanzialmente? No, ma perché noi ci si lamentava quando subivano un fallo, rimanevano minuti per terra e niente, alla fine sono venuti là, e forse presi dal fatto che loro avessero un obiettivo e noi avevamo comunque la matematica salvezza, non so, magari se la sono presa un po', ma penso sia poco relativo questo. Noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo contenti. Hai recuperato da io sono il lungo infortunio, adesso ti stai proponendo a buoni livelli, cosa vedi nel tuo futuro calcistico? Ma per quanto mi riguarda io l'ho sempre ripetuto, star bene fisicamente, perché per un giocatore è importante star bene fisicamente, anzi pensavo che col caldo che ci fosse oggi di subire un po' appunto il caldo, però la condizione è ottima e penso che tra noi e loro c'era veramente molta differenza a livello di condizione fisica. Grazie lì allo studio. Ciao. Marco, si dice che quando si rientra da una lunga assenza la prima partita viene benissimo, la seconda un po' meno. Invece oggi mi pare che ti sei confermato su ottimi livelli come a Brescia. No, non lo so, sinceramente è stata una partita un po' stanco, però ci può stare, insomma, dopo tutti questi mesi, ma al di là della prestazione personale ci tenevamo a far bene, a vincere questa partita che era l'ultima davanti al nostro pubblico. È stato meraviglioso perché insomma una giornata troppo bella, diciamo, quel gol alla fine, insomma, emozioni belle, emozioni vere, quindi insomma abbiamo avuto questa vittoria, insomma, meritata, penso. È stata la domenica dell'orgoglio rossoazzurro che affonda le radici in quella partita d'andata caratterizzata da tanti strafalcioni arbitrali che vi privarono di un risultato meritato sul campo. C'era anche una piccola voglia di prendersi questa vendetta sportiva oggi? No, parliamo della vendetta, però insomma al di là dell'andata sapevamo una partita importante, anche perché la gente, come ho detto in settimana, ci teneva tanto e c'è questa rivalità che è quasi alla pari del Palermo, quindi siamo felici di aver vinto, anche perché ti ho detto, con questa vittoria abbiamo fatto il record di punti stagionali in una stagione insomma un po' complicata, però dai, va bene così. Tutti utili alla causa, Lodi e Ricchiuti entrano in campo e fanno davvero la differenza. Ormai il progetto Simeone ha davvero coinvolto tutti. Sì, riallacciandomi al discorso di prima, insomma, anche noi siamo sempre stati umili, ma non l'abbiamo mai mollato. Tanti gol siamo stati bravi a fare negli ultimi minuti con la gente che è entrata, quindi è un gruppo che ultimamente si è unito molto di più e l'abbiamo dimostrato. Hai già preso le misure per la fascia al braccio come capitano del prossimo Catania? No, una ce l'ho già a casa, perché comunque sono stato tempo fa quando c'era Beppe, però l'importante ora è insomma sorridere in questo momento e basta. Un ponte tra passato e futuro, il tuo esordio in Serie A proprio contro la Roma,
oggi coronamento di una stagione esaltante per i colori rossoazzurri in funzione appunto di questo futuro che ti vede sempre di più coinvolto nel progetto Catania, a meno di clamorose offerte di mercato. No, hai detto bene, sono passati tanti anni, quindi sono contento e felice di essere ancora qua e ogni volta giocare è un'emozione perché comunque siamo sempre in Serie A, quindi adesso ci godiamo questo momento. Grazie, in bocca al lupo a Marco Biagianti.